Riprendiamo la parte del primo frammento, la lettura del primo frammento di Eraclito. Rileggo quello che già abbiamo letto. Gli uomini rimangono nell'incomprensione dell'insegnamento. Grazie lui. Sia prima che dopo averlo ascoltato. Sfugge loro ciò che fanno da svegli, così come dimenticano ciò che fanno nel sonno. Forse voi ricorderete gli insegnamenti di Ramana Maharshi? Questa cosa può anche tradursi, in un'altra traduzione, a me sono tutte e due interessanti, dove Eraclito dice, gli sfugge tutto, sia che fossero svegli, sia che stiano dormendo. No? E questo è diverso, che è interessante anche, no? Parla del dormiente. Ma è diverso perché in questo Eraclito ci parla anche della consapevolezza durante il sonno, che hanno insegnato i grandi maestri, come il Buddha, Ramana Maharshi, e anche alcuni insegnamenti esoterici del cristianesimo. Questo è fortissimo. Quindi l'uomo che diventa consapevole non soltanto dei sogni, ma anche del sonno senza sogni. È una cosa un po' fantascientifica. Tieni Gildo, benvenuto. Ma man mano una persona diventa più sveglia, meno addormentata, man mano il suo sonno diventa particolare. È un po' come se fosse sveglia anche mentre dorme. No? Questo a vari gradi ovviamente, no? Ma è un po' come se anche mentre dorme non fosse proprio nell'oblio. C'è un certo grado di presenza, può andare, venire e perdersi, ma inizia a sperimentarlo. Questa è la cosa interessante, perché parlandone si innesca a noi questo. Quindi penso sia buono parlarne anche per questo. Vi ricordate il giochino, la tecnica in realtà esoterica, ma lo chiamo giochino perché non vanno prese sul serio queste cose, che vi dicevo ieri, quello di addormentarsi immergendosi in un bagno di consapevolezza, no? Quindi io mi sdraio e divento consapevole del corpo, sento ogni parte e osservo il corpo sprofondare nel materasso, fortissimo, nel materassino, sprofondare dentro. In questo modo io mi addormento, ma le prime cose che accadono è che io dormo un sonno più riposante. Le cose che poi iniziano a accadere è che io inizio a accorgermi che questo è un sogno. Per esempio, io sto parlando e improvvisamente, anziché la torre, c'è un campanile con l'orologio. Quando questo accade in un sogno completamente inconsapevole, io col mocciolo, okay? Quindi io non mi accorgo, è tutto qua, non mi dico, oh, ma sta torre da dove cacchio esce? No? Sapete, abbiamo fatto il gruppo estivo di 2 o 3 anni fa, abbiamo fatto sui sogni, adesso non voglio troppo ripetervi certe cose molto profonde. Però quando io inizio a diventare un po' consapevole, io dico, ma com'è possibile che lì ci sia una torre quando prima c'era, lì c'è un campanile con l'orologio quando prima c'era la torre? Ma non è possibile, ma questo è un sogno. Queste tecniche le insegnavano anche gli sciamani, per esempio ne parla Castaneda, ma le insegnavano anche le antiche tradizioni tibetane, lo chiamano addirittura lo yoga del sogno. Pensate alla concezione dello yoga com'è diverso dalla gnocchetta con la tutina che va in palestra per il culetto sodo. Che va bene, va anche bene proprio, però in realtà non è yoga, è una ginnastichetta per stare in forma, ma non ti aiuta a svegliarti, anzi a volte ti rende più schiavo del corpo, capite? Oppure il macio tutto depilato, tutto muscoloso. Noi lo chiamiamo yoga, ma quello non è yoga. Yoga è presa di coscienza, la parola stessa vuol dire fusione con Dio. Lo yoga del sogno e del sonno senza sogni, difficilissimo. Sono pratiche esoteriche del tibetano, del buddismo tibetano. E una di queste pratiche, semplici in realtà, perché le cose vanno trasmesse profondamente ma semplicemente. Quando si trasmettono malloppi complicati, non è buono, ricordatevelo sempre. Una di queste pratiche profonde e semplici è, com'è possibile che lì ci sia un campanile? C'è la torre. Capite? Questo è banale, ma non lo è durante il sogno. Fate una prova. Provando, voi vi accorgerete, cazzo, è passata un asino volante e io ho detto, oh guarda, un asino volante. E invece non dico, ma com'è possibile che voli un asino? No? E così io nel mio sogno, quante cose assurde accadono nei vostri sogni? Ma difficilmente il vostro livello di consapevolezza è tale che voi dite, ma questo è un sogno.
E faccio un passo ulteriore, e lo yoga del sogno insegna che svegliarsi nella coscienza di sogno aiuta a svegliarsi dalla sonnolenza del sonnambulismo da svegli. Non so se capisci. Non è una cosa complicata, eh? Voglio dire che io quando mi sveglio nel sogno di mentre dormo, inizio a svegliarmi nel sonno di mentre sono desto. Questa è una pratica esoterica potentissima, ma anche semplice. Questa pratica si attiva in uno dei modi, è prima di addormentarti, immergiti in un bagno di consapevolezza, però proprio sprofonda nella consapevolezza, senti le mani, i piedi, senti la sensazione della testa che sprofonda, non adesso, nel cuscino, quella sonnolenza che arriva, e anche ti ricordi, ti accenno velocemente, mi accorgo che mi sto per addormentare, tu dire sì, e ti risvegli, no? Ma no, non deve essere così, tu devi accorgerti che sta arrivando Morfeo, devi accorgerti che stai per addormentarti, fallo un po' di volte, e tu inizierai a vedere una qualità del sonno, ti svegli più riposato la mattina, quello è il primo passo, ma non lo facciamo per questo, questo è uno yoga del fitness, che è buono, ma che è un livello un po' basso, noi cerchiamo uno yoga più alto, lo yoga del risveglio, molto importante, allora ti accorgerai che a volte ti svegli la mattina e ti dici, c'era un campanile anziché la torre, ma non me ne sono accorto, ma ora ti svegli e te ne accorgi. La mattina inizi a dire, ma cavolo, ho perso un'opportunità. Non è perduta, perché prima non è che ci pensavi, è un sogno. Non era una pratica di consapevolezza. Quindi tu puoi trasformare in una pratica di consapevolezza il tuo dormire. E dormi tante ore ogni giorno, magari qua non tante. Però in generale dormi tante ore ogni notte, no? Questo è importante. Trasformarlo in una meditazione. Ne ho parlato tanto e magari ne riparleremo in qualche gruppo mirato solo a questo, ma vi volevo solo far notare questa frase. Sfugge loro che fanno da svegli, così come dimenticano ciò che fanno nel sonno. Questo è bellissimo. Non sta dicendo così come dimenticano i sogni. Sta dicendo dimenticano ciò che fanno nel sonno. Che vuol dire? Stupendo. Vuol dire qualcosa che all'università, quando studi lettere antiche, non ti può essere spiegato bene, perché è cultura, non è mistica. Quindi va perduto. Il maestro Eraclito va perduto e rimane solo il filosofo Eraclito. È cultura, ma qui invece c'è maestria. Ricordatevi questo esercizio che avete per casa, anzi, per la tenda o per lo chalet. Quando vado a dormire, sprofondo consapevolmente nel sonno. Che cosa vuol dire? Scoprilo. Non ti puoi aspettare che ti venga spiegato tutto. E se vuoi capire tutto, non muovi il culo. Questo è importante. Scoprilo. Ma non andare a letto da broccolo. Questo, per esempio, tante tendenze che noi non sappiamo di bere alcolici, è legato a un certo bisogno che abbiamo di assuefazione, di inconsapevolezza. Questo è molto importante. Quindi io culturalmente bevo del vino, bevo della birra, non sto dicendo che non bisogna bere, ma essere consapevoli anche di questo, no? Ho una banana nell'orecchio, ok? Attenzione. Quindi io bevo un alcolico e devo sapere che a volte mi attira non tanto il sapore del vino, quanto il bisogno di essere un po' frastornato. Bene, la pratica di andare a letto o immergersi nella consapevolezza è il contrario, è l'antivino, è l'antimateria delle molecole della birra. È il contrario. Capito? Andare a letto acceso, che non vuol dire non addormentarti, perché essere accesi non vuol dire non essere rilassati, ma anche questo saperlo è un fatto, metterlo in pratica è un altro, e piano piano ti dovrai sintonizzare su questa pratica che accenno e che ti invito a sperimentare. È sempre una pratica di consapevolezza, ma nel sonno, ed è potentissima. Tanti maestri l'hanno tenuta nascosta, per esempio tanti lama del Tibet non la insegnavano, la tenevano solo per alcuni allievi. E io credo che non cercavano di prendere in giro o di ingannarci, ma a volte avevano ragione. Perché, ricordate Gesù, non date le perle ai porci. Gesù è fortissimo, anche Gesù lo dice. Quindi sono consapevole di quello che di cui posso essere consapevole. Vado a letto e cerco di andarci consapevolmente. Se io lo trasformo in un affare, lo farò per un mese, poi non lo faccio più. Ma se voi capite la grandezza della consapevolezza, che non consiste nel far nulla, anzi nel fare meno, potete avere questa pratica e accenderla a un livello di consapevolezza a un livello potentissimo. Però dovete entrare in uno stato in cui non lo fate,
ora parlo un po' da mistico, lo siete, sei fortissimo, sembra un giochetto però è fighissimo, chissà per chi, può essere anche per noi, dobbiamo piantarla di lasciare queste cose ai grandi illuminati del passato, che sono stati grandi illuminati, ma sono anche passato, e dobbiamo pensare che possiamo parlare di noi, anche in questi termini, dobbiamo iniziare a aprirci all'idea che io posso sperimentare queste cose, altrimenti mi chiudo. Tante persone, tanti buddhisti, sinceramente non credono che l'illuminazione è per loro, almeno in questa vita. Tanti buddhisti credono che l'illuminazione è una cosa per il Buddha, non per loro. Buddha non desidererebbe questo, non ha insegnato per questo. Quindi questo è importantissimo. Parlare di questo serve anche a, ok, vado a letto, ricordati, ti è stato detto qualcosa, ti è stato insegnato qualcosa di particolare, anche di semplice, ma di profondissimo. Vi do un consiglio di due letturine qualsiasi. La prima, Ramana Maharshi, un titoletto qualsiasi, sii ciò che sei. Un capitolo, se ci arrivate senza evaporare via prima, è potentissimo, parla della consapevolezza nel sonno e ne parla con poche parole semplicissime. Si vede che viene da una consapevolezza vastissima, enorme. Una seconda lettura, il taccuino di Krishnamurti. Anche lui parla di qualcosa nel sonno, stupendo. Addirittura di un'illuminazione arrivata nel sonno. Madonna, io sono sveglio e non mi illumino, quello dorme si illumina, e che cazzo, è bellissimo. Ma tu ricordati che non devi cambiare tu, è Dio che ti cambia. Quindi arrenditi, 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 è liberatorio, questa cosa è stupenda.